Bentornati sul titolo TV, classico e canonico appuntamento musicale con l'approfondimento fatto da Fabio Alberti. Oggi vi preannuncio con due parole: Reunion e 50 anni. Parliamo uno dei più storici gruppi musicali del panorama nazionale italiano. Ciao Fabio e benvenuto in trasmissione. Ben ritrovati agli amici del web, gli amici del titolo.it, gli amici che ci stanno seguendo da YouTube. E io sono contento di parlare di questo gruppo che è entrato nelle nostre vite. Nell'articolo ho scritto che sono un po' come dei nostri amici, perché i Pooh, che ovviamente di loro stiamo parlando, Beh, sì. hanno attraversato diverse generazioni, perché i loro 50 anni di storia comprendono anche altre generazioni, perché tu pensa una cosa: quando loro hanno raggiunto i primi grandi successi, Pensiero, Tanta voglia di lei, avevano già un pubblico sia molto giovane, ma anche un pubblico adulto. E quindi, se noi potessimo fare, diciamo, la somma e fare una forbice delle persone che li hanno seguiti in questi anni, chissà che cifra verrebbe fuori. E quindi io parlo di loro facendomi, e soprattutto in modo da marzullo, no? Noi ci faremo questa domanda e ci daremo la risposta, e cioè questa: come si fa a durare artisticamente 50 anni? È una domanda difficile, e io partirei anche da un elemento insolito, no? La provenienza geografica di quelli che oggi sono i Pooh e che saranno protagonisti per tutto il 2016 di un tour de force incredibile fatto di concerti. Ci sarà un album che verrà pubblicato a settembre, un documentario, un film che uscirà a Natale, una sorta di docufiction. Quindi veramente Ce un n'è anno in cui per tutti i loro gusti, no? è un anno in cui loro hanno deciso veramente di darsi al 150%, giusto per nominare la cifra, e hanno annunciato alla fine del 2016 lo scioglimento, proprio perché vogliono fotografare questo grande momento della loro storia, no? 50 anni, poi sono 50 anni, eh. Se tu pensi i vari gruppi appena usciti dai Talent, tutto quello che ci è stato proposto, diciamo, negli ultimi 20 anni, sembra utopistico che un gruppo duri 50 anni, come hanno fatto poi i Pooh, no? E poi hanno attraversato tanti generi musicali, tante epoche diverse. Allora io dicevo della loro provenienza geografica, no? Perché loro stessi, nelle interviste, delle volte, quando molti gli hanno chiesto: ma come fate, come avete fatto ad essere ancora qui tutti insieme? Perché loro hanno avuto molti cambi di formazione nei primi anni. Però diciamo che dalla partenza di Riccardo Fogli, che se ne andò nel 72, dopo che arrivò Red Canzian a sostituirlo, già dal 68 c'era Di Battaglia, Roby Facchinetti dal 66, diciamo che hanno trovato la quadratura del cerchio, sono riusciti a vivere queste esperienze musicali lunghissime, però sempre cambiando e sempre andando controcorrente anche dopo certi successi. E allora loro hanno trovato questa spiegazione anche del fatto che loro, provenendo da posti diversi, oltre al discorso che si prendevano pause, no, non si vedevano per un po', però anche l'indole delle persone, perché ad esempio Roby Facchinetti, bergamasco, è una persona che si sveglia alle 5 della mattina, è metodico, persegue l'obiettivo, è quello che è riuscito sempre a focalizzare, a promuovere la musica, il logo dei Pooh, di cui parlerò anche dopo. Quindi diciamo quello bello preciso, no? Il trevigiano Red Canzian, anche lui comunque sempre molto determinato, però cosa manca a questo cocktail? Mancano quegli ingredienti così fantasiosi, così anche di persone un po' più irregolari, però danno quel pepe, quel ritmo, anche quella sperimentazione. E allora Stefano D'Orazio, romano, ogni tanto loro lo prendevano in giro perché ovviamente ritardatario, molto meno metodico, Do Di Battaglia, l'anima bolognese dei Pooh, perché
non dimentichiamo che i Pooh con altri nomi si sono formati a Bologna. Sì, perché tra nel l'altro 72, posso dirti che Dodi l'ho già incontrato più di una volta tra le strade bolognesi. Credo che la madre abiti in zona. Esatto, e infatti Bologna in realtà è una città molto presente nella storia dei Pooh, perché come dicevo, e lì adesso nomino una persona che non ho messo nell'articolo perché mi ero focalizzato sui componenti odierni, Valerio Negrini, che è stato lo storico paroliere del gruppo, è stato il batterista, è stato in realtà il vero fondatore, perché nel 62, dal 62 al 66, tutte le varie trasformazioni, nomi diversi, portò avanti lui questo progetto. E poi con l'arrivo di Roby Facchinetti, che in realtà arrivò un pelino dopo, perché noi stiamo festeggiando i 50 anni, no? Dal 28 gennaio 66, in realtà Roby Facchinetti arrivò in primavera, quindi là da un pelino rubata, diciamo. Però a parte quello, il nome Pooh esiste appunto dal gennaio 66. E cosa manca ancora all'appello, visto che ho fatto una sorta di geografia del gruppo? Manca Pontedera, provincia di Pisa, manca la Toscana, e da lì veniva Riccardo Foggi, che è stato una figura determinante negli anni d'oro, fine anni 60, inizio anni 70, perché tutti quei successi che si cantano a fine concerto, quando loro sparano i testi quelli grossi, quindi Pensiero, Tanta voglia di lei, Piccola Ketty, Noi due nel mondo e nell'anima, era il periodo dove era presente Riccardo Fogli, i cantanti erano molto spesso Dodi Battaglia, Riccardo, molto meno Roby Facchinetti, e quindi questa è stata un po', diciamo, l'epopea gloriosa, il primo periodo dei Pooh. Torniamo però alla domanda originaria, che non ce la dobbiamo mai dimenticare: come si fa a durare 50 anni sempre artisticamente, no? Altra risposta. E poi tra l'altro aspetta Fabio, aggiungici pure come si fa a durare per 50 anni e come si fa a ritrovare lo spirito giusto nel ritrovarsi tutti assieme dopo 50 anni. Essere musicisti curiosi può essere una risposta. Essere ovviamente preparati e curiosi. I Pooh cosa hanno fatto per poter restare assieme? Si sono sempre concentrati su altro. Ad esempio, quando uscivano dai grandi successi che dicevo, per risposta hanno cominciato a fare dischi più strumentali. Okay. È successo spesso e volentieri, perché la loro carriera ha alternato dei grandi successi commerciali a degli album che sono passati un po' più inosservati, e io ho notato sempre un po' questa alternanza. Infatti poi negli ultimi anni loro hanno fatto un musical, hanno fatto Opera Seconda, che è una ripresa del loro periodo anni 70 del rock sinfonico. Quindi diciamo che quello che noi vediamo come una storia sempre lunga e continuativa è una storia fatta di progetti, pause, progetti completamente diversi, momenti di discussione, perché i Pooh hanno rischiato lo scioglimento almeno 2 o 3 volte in questi anni, però sono sempre riusciti a trovare una ragione per rimanere assieme, e la ragione è sicuramente l'amicizia, perché loro, come una loro canzone, Amici per sempre, sicuramente questo è un ingrediente importante, però hanno sempre trovato quel motivo nuovo per fare qualche cosa, quindi per non stancarsi. E poi un'altra cosa che da gruppo italiano è abbastanza anomala, il discorso del logo. Il marchio Pooh è quasi un SRL, quasi è una roba veramente molto, molto poco italiana, se vogliamo, no? Perché spesso si conosce proprio quel marchio, quella scritta, e molte persone conoscevano magari poche canzoni loro, però proprio l'immagine, il marchio, oppure loro sono stati i primi a mostrare questo grande tir che girava l'Italia, e dentro questo tir c'erano loro, c'erano le varie strumentazioni, e quindi questo marchio di fabbrica musicale, perché loro quando cantavano assieme, no, questo impasto di voci,
è passato alla storia. Quando loro fanno i testi tutti assieme, non si possono confondere con altri. Ed è per questo, quindi, il logo, marchio di fabbrica. Non dimentichiamo che negli anni 70 c'è stato un periodo che c'erano un sacco di, si chiamavano complessi negli anni 60, gruppi dopo, facevano il verso loro, io li chiamavo un po', tra virgolette, in modo poco rispettoso, un po' i Pooh dei poveri, perché tutti i vari Giardino dei Semplici, cioè, anche gli stessi Cugini di Campagna, se vogliamo, erano un gruppo di che quell'ispirazione avevano. Gli Alunni del Sole, poi, cioè, il nome Pooh viene da un orsetto, non canadese, non sbaglio. Com'è? So che il nome del Pooh è poi un orsetto canadese, se non sbaglio. Esatto. Infatti lì le idee folgoranti che vengono, a volte non ha importanza il senso di un nome, ma è proprio l'impatto, e pensavano a Winnie the Pooh, è proprio così. Pensavo, vabbè, tanto poi Beatles, Scarafaggi, diciamo, era un periodo in cui i gruppi si sceglievano dei nomi alquanto particolari, no? Beh, diciamo che poi negli anni 60 qui in Italia, cioè, siamo arrivati a delle robe tipo, c'erano i dirottatori, cioè. I dirottatori? Se noi andiamo a vedere nella storia italiana i vecchi 45 giri, soprattutto l'età proprio che sono nati in Pooh, i nomi erano veramente tra i più bizzarri. Vorrei vedere un gruppo adesso che esce fuori con tutto il casino che c'è a livello internazionale, chiamati i dirottatori. Vorrei vedere quanti concerti farebbero, secondo me li piazzano, insiste. E tra la fortuna che hanno avuto è di non scegliere un nome italiano, perché molti di loro veramente si sono fatti del male da soli. Sì, e quindi anche questo aspetto importante. Dicevo, appunto, il marchio di fabbrica, hanno precorso molti tempi, perché anche il discorso delle luci, i fumi, i laser sul palco, sono stati i primi quando loro guardavano le star internazionali, queste tournée mastodontiche, e nel top del loro successo, quando fecero Dammi Solo un Minuto, siamo nel 77, cominciarono appunto a sperimentare anche visivamente i videoclip. Non c'erano ancora le TV musicali, loro nel 79 ogni singolo era accompagnato da un video promozionale, anche lì sono arrivati prima degli altri, come anche prima di altri hanno avuto delle pause, sono spariti per un po', hanno coltivato i progetti solisti, perché comunque sia Donny Battaglia, Robby Facchinetti, Red Canzian, Stefano Dorazio hanno avuto una carriera solista non paragonabile ovviamente a quella del gruppo, perché sono state delle piccole parentesi, però anche quello poi è servito a rigenerarsi, e quindi diciamo che stiamo provando a trovare delle risposte. E poi andando su degli aspetti così meno musicali, tra le cose che hanno prodotto i Pooh in questi anni ci sono stati sicuramente tanti figli, ma tanti. Sì, infatti è storia di oggi, un'altra nuova figlia, la ribalta, adesso poi vediamo come va a finire la storia, vabbè, a livello di gossip. Senti, io volevo chiederti una cosa, a livello di canzoni ci sono delle canzoni come quella che stiamo ascoltando adesso, tipo Uomini Soli, che secondo me sono diventate proprio fondamentali, pietre miliari a livello di panorama musicale italiano. Opere anche d'arte. Anche Uomini Soli è stata una scelta controcorrente, perché i Pooh vanno a Sanremo per la prima volta nella loro storia da super favoriti. Ci si aspettava un pezzo di quelli corali che spaccavano, no? Quello tipo che servirà la musica. Una roba proprio da cantare tutti assieme. Invece è un brano molto intimo, e al primo ascolto mi ricordo che anche io stesso rimasi un po' male, no? Perché è un brano molto dimesso, se vogliamo. E invece ha funzionato molto. Tra l'altro, i Paradossi di Sanremo ebbero problemi perché lì nominavano il Corriere della Sera, nominavano cose, era pubblicità, quindi dovettero cambiare stralci del testo.
però a Sanremo succedono robe sempre bizzarre, no? Beh sì, cioè, Sanremo tira fuori delle situazioni dove o non le capisci al momento, le capisci dopo, oppure non le capisci mai, quindi insomma vabbè. Però vabbè, tu comunque la vedi proprio chiusa il discorso Pooh, oppure può essere che magari sta reunion non apra, non dico un ciclo di 50 anni, ma un mini ciclo? Ma io penso che il calore che arriverà loro in questo anno li metterà veramente a dura prova, e penso che loro saranno tentati a continuare. Però io penso che si sono fatti tra di loro una promessa. Non dimentichiamo che Stefano Dorazio in realtà era già uscito dal gruppo, sì, e quindi è rientrato solamente per la reunion. Riccardo Fogli non fa parte del gruppo dal 72, e la volontà che si sono proprio promessi è quella di sciogliere il gruppo a fine 2016. E io penso che alla fine manterranno questa loro promessa, perché per loro è molto importante chiudere alla grande. Quindi ci potrebbero essere ancora collaborazioni, ancora cose che faranno assieme, però secondo me è molto difficile che li rivedremo soprattutto dal vivo sullo stesso palco. Quello io già sarei quasi sicuro. Per quanto riguarda invece qualcosa in studio, allora lì è un altro paio di maniche. Beh, lì sono cose che si possono fare tranquillamente anche separatamente, no? Ognuno registra il suo, quindi ci verrebbe da chiedere cosa faranno oggi Pooh da grande. Altro che, ma già lo stanno facendo, perché c'è chi scrive libri come Stefano Dorazio, musical, sì, c'è chi scrive colonne sonore, in realtà sono sempre attivi. Donny Battaglia è sempre presente come turnista e collabora, ha fatto un disco tutto strumentale con un altro chitarrista l'anno scorso, e quindi lui tiene molto, diciamo, anche alla didattica della chitarra. Quindi in realtà loro singolarmente secondo me hanno già le loro attività forti, capito, di avere avuto un così grande successo, quindi non hanno bisogno di inseguire nulla, loro lo fanno proprio per puro piacere. Quindi io penso che tutti quelli che li amano devono godersi questo 2016, dove loro veramente faranno di tutto. Ah, tra l'altro vi ricordo che saranno ospiti a Sanremo, prima sì, di tutto. E poi, senti, radiofonicamente mancheranno. Radiofonicamente siamo da sempre invasi dalla loro musica, quindi diciamo che anche il nuovo singolo, la versione rifatta di Noi Due nel Mondo e nell'Anima, adesso sta girando, ci saranno degli inediti a settembre, quindi in realtà è veramente un anno tutto da vivere. Io preferisco veramente dedicare, forse magari neanche ne parlerò più, ho preferito veramente concentrarmi in questo momento su di loro, perché è il momento in cui loro stanno partendo per questa avventura. Quindi per dire a tutti voi, godiamocela soprattutto. Sì, certamente. Senti, sulla base chi fermerà la musica, io ti ringrazio per questo nuovo appuntamento radiofonico, diciamo musicale, di approfondimento. Insomma, alla fine abbiamo parlato di un gruppo che noi ci teniamo tutti come italiani. Ti faccio un'ultimissima domanda: a livello internazionale, che riscontro hanno avuto in carriera? Beh, loro ci hanno provato più volte, perché loro registrarono un album in inglese con versioni rifatte dei loro brani più famosi, lo fecero a cavallo tra gli anni 70 e gli anni 80, e in realtà lo fecero anche prima, all'inizio degli anni 70. Beh, in realtà qualche riscontro l'hanno avuto, però forse è anche molto difficile fare un salto così. Dal punto di vista musicale se lo potevano anche permettere, secondo me. Però forse, ecco, non c'è stata la volontà fino in fondo di avere una carriera internazionale, ecco. Diciamo che è più o meno la stessa linea di pensiero rossiniana di Vasco Rossi. Sì, poi mettendola come battuta, con tutti questi figli, voglio dire, penso che allora l'Italia è bastata, e quindi
Beh, hanno dato e hanno avuto tanto dal panorama nazionale. Tantissimo. E poi non dimentichiamo appunto che Alessandra Facchinetti è una stilista di primo grido e ha sostituito Valentino per 2 anni, ha firmato la linea Valentino. Poi sappiamo di Francesco Facchinetti, di Daniele Battaglia che fa radio, Chiara Canzian che canta, quindi e ancora stanno arrivando quelli più giovani, occhio. I padri saranno in grado di insegnare ai figli, beh, 50 anni di musica, no? Già lo stanno facendo. Quindi, insomma, in bocca al lupo ai Foo per questo anno veramente avventuroso, meraviglioso. Vi do appuntamento al prossimo spazio, qui su Titolo.it. Vi lancio uno dei miei appuntamenti radiofonici, in questo caso Musical Express, pillole musicali 10, 10, 15, 10 e 21. E quindi ancora grazie a tutti e grazie a te, naturalmente, Donato. Grazie a te Fabio, è come sempre prezioso con questi approfondimenti, con queste pillole musicali. E sui Pooh noi ci diamo appuntamento alla prossima puntata allora. Alla prossima, grazie ancora, ciao! Ciao, ciao Fabio e grazie. Ciao ciao!